Ciao a tutti, come abbiamo promesso, ritorniamo con il nostro Arduino, ok? E con il nostro programma. Io ho fatto qui un piccolo programma, sono nuove istruzioni come CBIC, ReJump, CBI lo sapete, e CBI lo sapete, ok? Io adesso per nome di scienza, perché questa LED disturba, perché io quando metto, vedete che si accende altro LED, così, vedete, che voglio far guardare come funziona le porte di entrata, perché fino adesso non ho visto porte di uscita, cioè cerco cacciare questa LED per vedersi bene il LED quella di entrata. Ok, per questa io era secondo LED, vediamo se lo posso cacciare. Sembra che sono riuscito. Vediamo se non l'ha messo più primo invece di secondo. No. Ah, vedete? No. E adesso quando metto qui, vedete che lui fa così. Perché abbiamo tolto primo LED? Per vedere che il pin, come vedete qui, il pin è 3, deci pin di entrata 0, cioè se andiamo sotto sarà questa da qui, perché non va sotto, ok. Deci come tengo il Arduino lo tengo così, ok, mi pare questa si vede in specchio, no, vede bene, penso così. Deci sarà questa pin da qui, pino, che vediamo noi, PB0 ed E8, deci 1, 2, 3, 4, 5, al 5 pin, deci come faccio così, e questa da qui, 5, deci io se, va bene, metto mano, vedete, e questa da qui, 5, però vedete che lui, quando io vengo vicino con mano, anche non toccare, che significa? Che il mio corpo riceve la tensione alternativa da aria, da questi cavi, e trasmette tramite aria, vedete? Tramite aria, trasmette questa vibrazione verso il pin, che è 50 volti al secondo. Se io metto questo, per questa io ho messo questa, se io metto questa e faccio così, vedete che il LED si vede, osservate, si vede come lumina e si spegne a 50 volte a seconda, ok? Ok, quando non tocco il pin. E perché hanno fatto questo esperimento? Non lo so se vede, si vede, sì, che lui non lumina sempre, perché mi pare che io metto mano anche a plus tramite il mio dito, perché questi ce l'ha, sono troppo sensibili, passa corrente anche tramite il mio dito, ok? Cioè, se io metto dito che è vicino di plus, è possibile che passa corrente dal mio dito e non mai viene da aria. Deci, comunque, se vedi questa, che il LED non è sempre acceso, e per questo voglio dire che il pin, quando noi leggiamo il pin, si deve legare con una resistenza abbastanza grande, 10 kΩ o 100 kΩ, si collega a plus o a minus, mai non si lascia in aria. Avete capito come è il nostro caso? Perché se io lascio in aria, lui può prendere perturbazioni da aria e non dà il segnale corretto. Però questa noi studiamo questa più avanti. Io adesso ce l'ho un modulo, questa infrarosso, che ho fatto prima un video, che già c'è queste resistenze, anche c'è un microcontrollo, un circuito integrato qua, che lui dà solo plus e minus, deci non dà tensioni queste aleatorie come facciamo noi qui, ok? Io cerco adesso di collegare questa con tre fili. Deci ce l'ho qui un cavo, così, e cerco mettere, metto rosso A+, guardiamo qua dove scrive VCC, GND e out, ok? Scrive VCC, GND e out, non so se vedi bene, deve andare più lontano. VCC mettiamo questa filo viola, ok? VCC essendo il primo, mettiamo viola, così.
secondo mettiamo il blu, come, sau mettiamo mai grigio, come minus, e blu come è tensione, diciamo. E adesso andiamo. Arduino, e possiamo vedere anche qui la nostra schema dove è plus e minus, deci tenendolo così, ok? E 5 volt deve essere questa parte sotto, anche scrive GND e 5 volt. Deci metto 5 volt, questa viola adesso, 5 volt, 5 volt, metto 5 volt, după aia vengo cu grigio qui, ok, già vedete că il LED e acceso. E adesso metto a PB0, che e intrata, deci PB0 sarà de 8, che e 1, 2, 3, 4, 5, deci fino 5. Come scrive anche in nostra, come scrive anche in nostra, vedete, 5. No, CBIC 3, 0, sì. Deci PB0 e pin 5, sì. Deci PB0 e pin 5, deci come viene così? Io deve essere da questa parte pin 5, deci 1, 2, 3, 4, 5, deve essere questa, ok, vedete? E io come ho fatto il programma, vedete, non lo so se vedi, quando io mi avvicino, deci quando sono vicino, vedete, lui si spegne. Adesso vediamo il programma, guardiamo qui, deci qui è l'1, e un indirizzo, come dico io, è un posto in quale la nostra istruzione va lì, quando incontra una, non so come si chiama in termini informatici, perché anche io non sono troppo con informatica, deci una condizione, diciamo, deci quando è una condizione, e questo è indirizzo. CBIC, che significa? Che se a pin B0, deci a questa, deci a pin B0, deci a questa, ok? Deci a questa pin B0 e 1, deci să, skip, se e clar, se e 0. Deci skip significa salta questa seconda instrucțiune de sotto lui, se pin 0 e clar, e 0. Dopo vine CB5R5, deci fa portul 5, fa portul B, pinul 5, clar, fanno 0, e sare a L1. Ok? Se questa condizione e vera, deci că nu e vera, sare ACB5,5, ok? Quando e vera, sare a jump, questa un jump a L2. Che significa? Quando e vera, sare a indirizzo L2, ok? E executa CBI seta, deci fai pinul 5 la port B, la fai 1. E după jump salta, jump, salta a L1. Ok? Nu o să se aveți capitol, pentru că eu i-am eu vi dau solo esența, nu intru în troppo profondo. Eu cerc o spiegare cu asta, ce significa regim, deci un salt necondiționat a indirizzul cu care scrive, deci în acest caz L2, nu? Sale cui. E regim, R, jump, un salt necondiționat, ce înseamnă că sunt salte anche condiționate, cum e în nostru caz CBIC. Questa che salta solo in caso quando pin 0 è 1 o è 0, deci sare dopo seconda istruzione, che dopo aia sono anche berene, non lo so. Adesso è importante che vi spiego solo come si legge un pin di entrata. In nostro caso, abbiamo detto CBI, con questa istruzione leggiamo pin 0 della port 3, ok? Deci leggiamo questa pin da qui, deci PB0. Ok? Come vedete io ho inserito A pin B0 qui. Ok? Che voglio fare? Deci vedete che adesso quando è qualcosa vicino lui si chiude. Se vogliamo fare in contrario per si aprire, che facciamo? Cambiamo questa. In caso di abbiamo 0 facciamo CBI5, deci fai bitul 0, deci chiude il LED. Ci significa che chiude il LED. Deci mettiamo S, che significa set, metti un 1. E cambiamo questa, invece di set, mettiamo un C, deci metti 0. Compiliamo, ok, deci abbiamo compilato, andiamo Arduino, faccio guardare anche a voi, ci andiamo Arduino, carichiamo, connette,
E vediamo che adesso è in contrario, lui sta chiuso e nel momento quando apriamo, quando veniamo vicino, vedete che lui si accede. Quindi in questo modo si programma il pin di entrata. Quindi leggere noi nel nostro caso, adesso leggiamo pin B0. Se vogliamo leggere pin B1, diciamo questa da qui, diciamo questa da qui. Leggiamo, diciamo, prossimo pin, guardiamo qui, vogliamo leggere. Prossimo pin, diciamo da sopra che è PB4, questa da qui, sì? PB4. PB4 in questo caso è primo. Invece, se vogliamo leggere PB4, che è primo, mettiamo qui 4, sì? Invece di 10, mettiamo 4. Invece, se BX3 sappiamo che è pin B, se noi andiamo in. Scusano qua. Facciamo allora. Se noi andiamo PDF, diventato un PDF o di questa microcontrollere e andiamo sotto, ok, andiamo qua sotto dove sono tutti i registri, ok, come vedete dove ho preso io quella 3 e quella 4, e quella 3 e quella 4 è scritto qua, faccio qua sopra, ok, queste sono istruzioni. E quella 3 e quella 4 e qua vedete 03, questa un po' qua vedete 03 e pin B 04 di B di settare porto. Nel nostro caso non ha mai settato porto perché lui è automaticamente in 0, quindi per entrata quando noi torniamo da 0 e port B è 005, quindi noi nel nostro caso 005 port B. Se ritorniamo alla nostra così e ritorniamo di nuovo, abbiamo perso anche. Sì, no, sono rimasti. Deci 3 e pin B, ok? Pin B 4, deci leggiamo pin B 4 e 5 e port B, deci uscita. Noi possiamo mettere anche, possiamo usare anche, anche qua è importante, non lo so se vi riempio testa adesso con queste cose. Cioè noi possiamo usare per accedere a questa LED, deci, possiamo usare anche setare come il pin di uscita. Però meglio non vi complico, lasciamo così. Deci, come ha detto, io ho fatto questo piccolo programma che legge il pin 3-4. Adesso andiamo, deci ha detto che ha messo PB0, deci sarà primo pin in questa parte, questa da qui, ok? Questa da qui, deci mettiamo qui il pin. Deci, normalmente quando metto così il pin, però non l'ho, forse non l'ho caricato, come per lei. Ladder, così, ponete, deci l'ho caricato, vedete, e adesso, quando, deci, vedete che hanno cambiato il pin, deci adesso l'entrata è qui, ok? E adesso leggi questa pin, vedete, quando io mi avvicino, dove? Così, vedete, così, adesso leggi pin B4, pin B4, che è questa pin da qui. Deci in questo modo leggiamo il pin di entrata. Non lo so se avete capito qualcosa, però, al prossimo video forse entriamo diretto in esempi concreti. Non sto spiegando come si usa pino di entrata, come si usa pino di uscita, perché ho fatto questi tre video. Deci primo video, se il primo video è stato una generale perché ha detto solo essenza, vi presento. Secondo video è stato con usciti e in questo video non lo so se avete capito qualcosa con entrata, questa CBX34 che leggi la entrata. Al prossimo video forse entriamo in diretto in programmare per vedere come leggiamo qualcosa, un sensor, anche questa, deci questo è un sensor infrarosso, ok? Un sensor infrarosso. Deci come leggiamo un sensor e come comandiamo un motore tramite altri moduli di potenza. Vi ho detto questa Arduino non riesce a girare un motore, deve avere altri moduli che amplifica il segnale, deci noi abbiamo bisogno solo di una tensione piccola che manda questo microcontroller, di fatto tutti i microcontroller da mondo così funziona, deci parte di comando anche il vostro computer è così, parte di comando da una piccola tensione che è amplificato di altri moduli, così funziona anche il stepper motore, ok? Deci quando questa va a comandare un stepper motore lui dà una piccola tensione e sono driver di motore che amplifica quella piccola segnale e comanda motore. Spero che avete capito qualcosa, non lo so se avete capito, però se voi guardate i prossimi tutorial, cominciamo con pratica e con pratica spero che si capisci meglio.
Va bene, arrivederci e aspetto i vostri commenti. Arrivederci.